Ciao, sono Francesca Zorzetto, giornata della poesia 2020. I carri armati sono passati, solchi nella terra impastano fango e merda, i resti di carne ed un gatto. Pareva arancione, ma è sporco ed il suo corpo un tutt'uno con la terra. L'aria è pesante da respirare, inspirazioni dense. Espirazioni molli, brevi. Aleggia una coltre di nebbia o polvere. Il cielo ha colore, eppur mi dicono. Lei guarda in basso, immobile, col sangue negli occhi. Forse piccole schegge gli hanno trafitti, forse non vedrà più niente. Le dita si fanno strada nella melma e seduta si trascina, come nuoto a sprofondare. Alzando ad ogni spostamento le braccia, con le mani sempre più pesanti per la melma rimasta attaccata. Il fondoschiena sanguinava perché lasciava che tutta l'inferiorità del suo corpo fosse priva di vita e trascinava lenta ma costante se stessa con le dita. Una zampina del gatto si scontrò con il suo piede. Allora pose fine al movimento estenuante. Allargò un poco l'alluce ed afferrò salda la zampina, con le unghie rimaste non ritratte. Strinse forte tra alluce e secondo dito, strinse quella zampa così forte che dimenticò che cosa stava accadendo, cosa stava cercando, per sempre.